Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Io mi metto nei panni del criminale. Nei panni del criminale, il quale dice: ma in che fantastico questa, bellissima questa Italia. Tanto prima o poi, qualche escamotage, qualche possibilità io lo trovo per poter essere liberato o poter avere dei benefici. Intanto stiamo parlando proprio di un rinnovamento proprio del sistema proprio nostro delle pene, prevedendo proprio la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari, e prevedendo che sia previsto questo istituto per tutti i reati che sono puniti fino a 3 anni, non solo, ma che dei 3 a 5 anni vi sia la possibilità di applicarlo. La reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari, a nostro avviso, non sono una fattispecie punitiva, sono delle fattispecie solo di attenuazione di quello che dovrebbe essere una punizione. Tra il 60 e il 70% della popolazione carceraria è formata da immigrati. Questa gente, per lo più, non ha nemmeno un domicilio. Ma cosa parliamo di pene da scontare presso il domicilio? Seconda trovata, la messa alla prova, ergo sospensione addirittura del processo, non si fa neanche per reati fino a 4 anni. Furti aggravati, ricettazione, rissa aggravata, violenza pubblico ufficiale e addirittura lo stalking. Ma è chiaro che la proporzionalità del delitto è legato anche alla persona a cui viene fatto del male, perché se rubano la borsetta alla vecchietta dove c'ha la pensione, questa non mangia per un mese. Non è che uno per forza deve compiere chissà quali atti per essere considerato un delinquente. Ora, io non lo so come il governo interpreti politicamente questo provvedimento. La mia opinione è che questo provvedimento dimostri la resa dello Stato, perché è evidente che quando uno Stato riguarda le sue capacità di essere preciso nell'applicazione della pena, si arrende. Dobbiamo ritornare a considerare il rigore, e quando c'è un momento di crisi sociale devi imperversare il rigore e non continuamente un'attenuazione dello stesso. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.